Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel mio nuovo canale. Oggi siamo qui tornate insieme perché era da un po' che non facevamo un video assieme. Sì, con la scusa della scuola Esatto. e dei miliardi di compiti, verifiche e interrogazioni siamo piene, però vabbè, il tempo per registrarci l'abbiamo sempre. E quindi siamo qui tornate per un nuovo video che, come avrete detto già dal titolo, riassume un po' gli ultimi acquisti che abbiamo fatto in questi mesi barra settimane. Perché detto che non è più estate, non facciamo quei magazzini in centro, E poi, cioè, non ci disperdenti. serve più comprare tanta roba, però abbiamo accumulato un po' di cose e ve le faremo vedere in questo video. E niente, se il video vi piace, vi ricordiamo sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Per un prossimo Comunque, video. esatto, comunque esce un nuovo video ogni. Lunedì. Noi vi mandiamo un bacione e le persone che dovranno essere salutate in questo video verranno salutate alla fine del video. Esatto. Bacioni. A inizio settembre siamo andate da Sephora a fare un po' di acquisti perché c'erano degli sconti. Non andiamo quasi mai da Sephora, ok, a comprare. È stata una delle prime volte in cui abbiamo comprato e tipo, Esatto, oh my e eravamo tipo, god! oh, what the fuck? Vabbè, insomma, e questi sono i nostri acquisti, E adesso vi faremo buonissimi. vedere Io non ho più le scatole delle cose che ho comprato, però vabbè, perché perché le ho date da un bel po'. ce l'abbiamo da un mese circa. Esatto, allora, Vai. io ho preso questo primer di Milk. Per chi è un esperto di make-up, Milk è un brand che è appena arrivato in Italia da Sephora. Uno stick primer che andrebbe sotto il fondotinta, io non uso il fondotinta, quindi metto solo questo, Io lo uso invece sotto il fondotinta che adesso vi farò Ed ha vedere. un odore molto buono e mi piace un sacco, costa 12 euro perché è la mini size e Cioè, non... ok, 12 euro per quella roba lì. Ma è fantastico, è tutto tipo vegan, gluten free, non ci sono tipo le plastiche che ci sono negli altri. Ok, adesso tocca a me. Io ho comprato due prodotti di Anastasia Beverly Hills. Io ho ancora i packaging che però... Wow! È tutto tipo Sono tutti ditato. ditati, è fatto tipo a specchio. Comunque appunto, questo qui è il fondotinta di Anastasia, è il numero 220, un fondo Cioè, neutro. neutro. E praticamente c'è un sacco di gente che dice che questo pack faccia ribrezzo. Invece secondo me è molto carino con la scritta Ma è foundation fatto qui. così perché Deve per, appunto per i make-up capartist. artist. Costava 39,90, vai. E ultimo prodotto che ho comprato da Sephora E vai! è questo mini set, che anche qui avevo una scatola molto bella ma che ho buttato, di Becca. Becca o Becca, come si dice, è famosa per gli illuminanti e io volevo prendermi la full size, però costa 40 euro, non sembrava il caso. Quindi ho Per preso un una illuminante. mini size contenente l'illuminante liquido e la versione in polvere dell'illuminante, È e si fantastico. chiama Opal. Comunque Ed è quello che ho utilizzato oggi. volevo dirvi che questo fondotinta è meraviglioso, praticamente non si vede nemmeno sulla pelle, però in questo momento non ce l'ho perché ero di fretta e non me lo sono messa. E l'altro prodotto sempre di Anastasia Beverly Hills è la cipria in polvere Quindi libera. uso anche io questa perché è tutta bella. Translucent, che ha cioè, si è tutta, Smerdata. esatto, però cioè, è grande il pack, però non contiene tanto prodotto, però loose setting powder non fa flashback ed è molto molto bella, si può usare per fare Non baking. sarei lunga il baking, ma vabbè. Ok, poi finiamo con le cose dei trucchi, questo è un altro acquisto che abbiamo fatto ieri da OIS, c'è stata tutta una pantomima su questa palette, ma... Dettagli, se volete che ne parliamo in un video specifico, fatecelo sapere, anche se secondo me è una cosa un po'... Cioè, chi se ne frega, vero? È iconica! Per chi sa, come fa un brand dove creano degli influencer delle cose di make-up, e tra cui Esatto. la loro prima creazione è l'iconica, che era sold out tipo a metà di quest'anno. A febbraio avevano detto che sarebbe stata solamente online, l'avrebbero venduta solo online per un tempo limitato, e invece è tornata da OVS. Non l'abbiamo acquistata online Esatto. perché noi non acquistiamo online. E ci sono 24 colori e Ed sono è fatta così. Io meravigliosi. mi aspettavo che fosse tipo di pelle, però in realtà è di Sì. cartone. Però i colori sono super Apri. pigmentati. Vado io. Tengo. Allora, sono 24 colori. C'è scritto che sono 13 ombretti matte e 11 metallici. E poi c'è una gamma di colori molto ampia, Sì. dall'arancione al viola, per fare il trucco di Halloween. E anche il pennellino che davano è stra... Morbido. Comunque costava 29,40 euro, che... 90. Ci sono tantissimi ombretti, tantissime Esatto. tonalità e poi anche tutti i nomi di personaggi famosi. Adesso passiamo invece ai vestiti, eccetera, Io eccetera. non sono pur, non ho comprato niente. Allora, ho comprato questo vestitino con i leoncini.
che è di Compagnia Fantastica, vabbè, credo sia una marca molto non cagare, no, ricercata, ecco. E è lungo fino al ginocchio e da questi leoncini sono super carini, che tipo non da mettere, avrei mai pensato che le potessero piacere, ma invece è tipo da mettere con le Dr. Martens, però è super carino, uno di questi giorni me lo metterò per andare a scuola. E poi ho preso questi pantaloni, cioè sembrano un po' da nonna, però ve lo giuro sono meravigliosi, sono questa fantasia qui. Io vi ho detto che sono da nonno, ma vabbè. E hanno questa cinturina qui. E poi come ultimo acquisto fatto ieri da Dani è questo cappottino meraviglioso, che anche questo sembra un po' da nonna, ma vi giuro, anche è strabello. Anche la mia taglia. Con un bottoncino qui centrale. È perfetto per questo periodo. Ta-da! Abbiamo una spiegazione riguardo a questo. Sono delle scarpe di Chiara Ferragni. Allora, noi non le abbiamo comprate perché sono di Chiara Ferragni, perché non sapevamo neanche fosse di Chiara Ferragni. Cioè, abbiamo viste, non si vedeva che erano di Chiara Ferragni, ci siamo subito innamorate. Poi, scoprendo che c'erano altri modelli, abbiamo visto che erano di Chiara Ferragni, ma easy, vero? Cioè, le scarpe sono messe dentro questi sacchettini. Noi le abbiamo pagate poco. Super in sconto. Esatto. Il prezzo originale sarebbe 220 5 euro, credo. Sono... Le abbiamo prese uguali. E purtroppo le abbiamo già messe. Esatto. Sono la cosa più bella di questo mondo. Ve lo giuro. Innanzitutto sono un po' altine. E i cuoricini sono brillantinati. Sì. E sono bellissime, bianche. Sono un po' rialzate. Esatto. Così ho detto che sono alte, perché ho tanto amore. Sono alta un po' di più. Però ve lo giuro, cioè, la suola inizia qua. Io ci ho messo pure le solette perché sono un pochino grandi. E il plantare è morbidissimo e sono delle scarpe veramente comode. L'unica cosa, secondo me, il piede esce fuori di tanto così, quindi sono un pochino... Sono basse, ma... Esatto. E il video termina qui. Speriamo tanto sia stato di vostro gradimento. Esatto, se vi è piaciuto mettete un bel like. E se volete un video in cui magari ci trucchiamo e vi facciamo vedere dei make-up con la iconica, fatecelo sapere qui sotto nei commenti oppure votando al sondaggio che vi lasciamo qui nelle schede. Sì. E adesso salutiamo le persone che dobbiamo salutare. E vai, salutiamo Lena Channel. Un bacione. Un bacione, continua a seguirci e condividi il video con le tue amiche. Esatto, o amici. Severina Cavalli. Se abbiamo sbagliato a pronunciare qualche nome, perdonateci. Un bacione anche a te. Un bacione anche a te. Poi Mia Antolini. Un bacione anche a te, Mia. Francesca Arduini. Un bacione, Francesca. Un bacione anche a te. Widgen. Un bacione anche a te, continua a seguirci. Ludovica, un bacione. Sabrina, un bacione anche a te. Vai, accompagniamo il cuore. Daria, un bacione anche a te, Daria. Mariam, credo sia. Un bacione, Mariam. Un bacione anche a te, ecco. E Veronica Fragapane. Per ultima, ma non meno importante. Esatto. Un bacione anche a te. Un bacione anche a voi, continuateci a seguire e... Condividete il video con le amiche barra amici. Creeremo la... nostra cerchia. La nostra community. Esatto. Se volete, essere salutati nel prossimo video, commentate qui sotto con il vostro nome. E noi faremo di tutto questo. Esatto. Noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video che uscirà lunedì prossimo. Ciao!